essere fissato un nuovo traguardo, però questa volta non voglio fissare un traguardo numerico, perché sarebbe banale, potrei dire 10.000, 5.000. Vorrei lanciare un traguardo ancora più ambizioso, cioè cercare di far sì che Elite diventi quello che è la visione iniziale di chi l'aveva immaginata, pensata, concepita, che poi parlerà dopo di me, insieme a tutto il team che lavorava su questo progetto a quell'epoca, sia una visione che venga a realizzarsi nella sua completezza, cioè vale a dire qual è la visione? Una serie di aziende piccole e medie, inizialmente, che fanno fatica a raccogliere capitali sul mercato, che sono in presenza di una crisi bancaria come quella in cui eravamo in mezzo nel 2012, non che oggi siamo in una situazione molto migliore, ma sicuramente allora era una situazione abbastanza drammatica. E come fare ad aiutare queste imprese, questi imprenditori che hanno ambizioni, voglia di crescere, voglia di internazionalizzarsi, voglia di partecipare al mercato globale? Creando uno strumento che poi alla fine consenta loro di raccogliere anche dei capitali, indipendentemente dal fatto che siano o non siano quelle società che si andranno a quotare. Noi oggi, alla luce di questa esperienza, di questi primi 6 anni e di queste prime 1.000 aziende, che sicuramente è un traguardo che ci rende molto orgogliosi, però abbiamo anche la consapevolezza che il vero concept che c'era dietro a Elite deve ancora realizzarsi a pieno, e questo è un po' l'auspicio, la speranza e l'augurio che faccio anche oggi a Elite, perché credo che se lo meriti, di poter fare in modo che poi un giorno effettivamente attraverso Elite le aziende riescano veramente anche a raccogliere capitali in modo significativo. Abbiamo già cominciato, ma siamo all'inizio del percorso, quindi nessun numero, ma semplicemente l'augurio che possiamo riuscire tutti insieme poi a completare questo percorso. E poi ovviamente io dico, è chiaro che se le cose andranno come speriamo vadano, arriveremo a dei numeri molto importanti, potranno essere forse anche oltre ai 10.000 che, come dire, banalmente uno potrebbe proiettare oggi come numero atteso al prossimo, per il prossimo futuro. Ovviamente siamo arrivati a un punto dove possiamo definire un punto di svolta per Elite. Elite, Fulvio ricordava prima, oggi è una società con una sua indipendenza, diciamo, anche dal punto di vista degli azionisti, in quanto abbiamo fatto entrare nel capitale di Elite anche dei soci esterni, con 15% la Cassa Depositi Prestiti, con 10% il Duo Capital. E quindi è una società che a tutti gli effetti ha una sua vita propria, una vita aziendale, ha un amministratore delegato, Luca Peirano, ha un presidente che sono io, e crediamo che con questo setting, ovviamente in fase continua di evoluzione, perché ci dobbiamo adattare poi a quelle che sono le evoluzioni del mercato, e come qualunque impresa, ed Elite è di fatto ancora un'impresa, in parte ancora una startup, ma sicuramente a questo punto è un'impresa, dobbiamo confrontarci col mondo esterno, con la competizione, con altri player che fanno lo stesso tipo di lavoro che facciamo noi a livello sempre globale, internazionale. Tanti ci hanno copiato, tanti stanno cercando di copiarci, quindi come tutti abbiamo un po' le stesse complessità da affrontare. E credo che da questo punto di vista la cosa più bella è che nel team di Elite oggi si respira effettivamente questo senso di urgenza, questa necessità di fare le cose molto in fretta. Fulvio, ne hai parlato anche tu, cioè quando avevamo fatto questo discorso era 6 anni fa, in 6 anni, che un tempo, fatemi dire, comunque piuttosto breve, siamo riusciti ad arrivare a 1.000 partendo da zero, siamo riusciti ad avere una società che probabilmente con quest'anno arriverà in break-even, quindi con tutta una serie di aspetti anche da un punto di vista finanziario sicuramente molto interessanti e positivi. Io credo che questo sia un po' il messaggio che vogliamo trasferire a voi. Noi alla fine siamo anche con Elite all'interno del mondo delle infrastrutture del mercato finanziario. L'infrastruttura di Elite è particolarmente innovativa, un'infrastruttura che nasce digitale, che ha la volontà di accelerare ovviamente
la crescita, aiutare ad accelerare la crescita per tutte le imprese che ne fanno parte. Ci sono tutta una serie di elementi sicuramente molto chiari ed evidenti, però alla fine cos'è? Qualcosa per voi che siete seduti qua oggi, per voi imprenditori che volete cercare di raggiungere i vostri obiettivi, le vostre ambizioni. E noi siamo qua per aiutarvi, a crescere, a diventare internazionali, a diventare più bravi, a riuscire a competere in un mondo globale e così, ovviamente con l'ambizione che anche a noi abbiamo, così come ce l'avete voi, di riuscire veramente a farvi fare anche un salto di qualità per la vostra attività. Questo è per noi la cosa più importante, quello che poi impegna un po' tutto il team e tutta la società quotidianamente, aiutare le imprese, gli imprenditori, quelli che fanno parte del nostro circuito e cercare di aggiungere il massimo del valore possibile con la nostra iniziativa. Quindi, alla fine, noi siamo qua per voi, speriamo di riuscire ad aiutarvi a realizzare tutti i vostri sogni, tutte le vostre ambizioni, tutti i vostri progetti, anche quelli più sfidanti. E con questo vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio che sarà intenso e quindi non vale la pena perdere tanto altro tempo. Grazie a tutti.